Ragazzi, io non ho parole pace che mi sono di capelli oggi, ma io non ho capito una sola cosa in questo mondo. Perché la gente con disturbi psichiatrici ha libero accesso a internet? Battuta presa da Mr. Massi. Scusi, però cazzo c'è da dirlo questa cosa, perché è vero, non devono avere accesso a internet questi ritardati. Comunque, nuovo episodio di commenti stupidi. Ne sentivate la mancanza, eh? Andiamo al primo commento. Sì, ma lui ha solo commesso una violazione di proprietà privata o un semplice furto, mentre tu hai commesso un omicidio colposo. Deve essere un demente! Certo, ha senso, perché la violazione di domicilio o il furto non sono anch'essi reati? No, 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 sei un demente. Solo commesso una violazione di domicilio e un furto? Solo? Solo. Qualcuno vorrebbe spiegare a questo mongolenne che se io chiamo la polizia quando mi entra un ladro in casa, quello prende la pistola e mi fa fuori? Allora, di certo non l'ammazzo un ladro, però lo stendo, cioè diciamo. Se è armato, io cosa cazzo devo fare? Devo farmi derubare da questo? Ma tu sei scemo. Che poi la violazione di domicilio e il furto assieme, perché il ladro fa queste cose assieme, vedi che è peggio di un omicidio colposo. Certo, è brutto perché hai ammazzato una persona, ma guarda che se chiamo la polizia, pronto, c'è un ladro, pum, mi ammazza. Quindi, che cazzo dici? Ma siamo in Italia e non si può fare manco la legittima difesa quando entro in casa. È uno schifo di paese questo. Bro, se non capisci neanche quello che intendeva, attenzione perché io non capisco quello che intende. Ha parlato del coglione, ha parlato. Vabbè, stava dicendo che un omicidio è un reato peggiore di un furto. No, non ha detto questo, caro il mio Nicolò Florio. Idiota, ma se chiami la polizia e ti sente un ladro in casa, ti ammazza lui, non avete capito un cazzo. Ma allora siete proprio dei dementi? Ma dai, ma dai. Cioè, questo sarà qualche troll. Non, ti prego, tu che hai fatto questa stronzata, dimmi che sei un troll, perché veramente non concepisco una stupida del genere. Ma anche se fosse peggio l'omicidio rispetto alla violazione di domicilio e il furto. Quello lì, appena chiamo la polizia, che appena si sente digitare il 112, questo qui prende la pistola, il coltello e mi ammazza. Certo, non si può ammazzarlo, però se io lo stendo e basta, non, cioè, non dico lo aggredisco, ma almeno faccio qualcosa. Per esempio, il bellino caramè di Broken. No, no. Non penso faccia danno quella mossa. Comunque, vabbè. Comunque, io ho un pugno e almeno lo stendo. Però lo stendo non ammazzandolo. E a quel punto, dopo averlo steso, chiamo la polizia. E dico, c'è un ladro in casa mia, vi arrivate. Ma le pensi davvero le cazzate che dici? O forse sono un coglione? Ragazzi, purtroppo non è una puntata di commenti stupidi senza un commento su Easy Egg. Andiamo. Da notare prima di oggi commento il nickname, la vita fa schifo. No, tu fai schifo, caro mio. Ma vabbè, comunque. Come può essere che la tua bellissima genitore sia uscito tu? Deve essere un demente! Ma come può essere che la tua bellissima genitore sia uscito un essere incapace di capire le cose ovvie? Ovvero, se segui Easy Egg e non ti sembra un handicappato, è perché sei handicappato anche tu. Ah, mi sento come se un tappone in gola, ti bevi l'acqua e ti si passa. Questo mi sento in questo momento. Danny Kuoch. Layers!